Festa grande ad Alba per la cerimonia inaugurale di nuovi impianti per la stampa del settimanale La Famiglia Cristiana, edito dalla Pia Società San Paolo, una benemerita congregazione religiosa nel campo delle attività culturali e artistiche fondata nel 1914 da Don Giacomo Alberione, che ora rivolge parole di benvenuto a autorità e pubblico convenuti per l'eccezionale evento. Il pontefice ha fatto pervenire il suo autografo voto augurale. Hanno preso la parola, tra gli altri, Don Giuseppe Zelli, direttore della Famiglia Cristiana, e l'onorevole Manzini, presidente dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, che si è detto felice di trovarsi nella fucina del più diffuso settimanale cattolico del mondo. Ecco, è il momento più importante per la vita del nuovo impianto. Don Alberione preme un bottone e le rotative cominciano a funzionare. La Famiglia Cristiana ha compiuto 35 anni di vita. Quanto cammino dal lontano 1931? Nel 61 ha festeggiato il traguardo di 1 milione di copie, oggi la tiratura è di 1.700.000 copie che raggiungono ogni paese d'Italia. Una rivista in rotocalco, moderna e aggiornata, che porta nelle famiglie il messaggio eterno di Gesù.